Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video test fra due droni di quelli che fanno la differenza. Sì, perché sarà un video test, un video confronto di ActiveTrack e APAS, quindi di mantenere agganciato me sulla bicicletta, più ovviamente a girare gli ostacoli del percorso che andremo a fare. E i droni che si affronteranno in questo test sono loro, il DJI Mini 3 Pro e il DJI Air 2S. Perché questo test confronto? Perché entrambi hanno il sistema di ActiveTrack 4.0 e il sistema APAS, cioè di aggiramento degli ostacoli, quindi sfruttano gli stessi sistemi per queste funzioni, però ovviamente c'è tanta differenza fra i due droni. Uno, perché il DJI Air 2S ha un anno in più di vita, nel senso che è uscito un anno fa, mentre il DJI Mini 3 Pro è nuovissimo, e soprattutto la differenza principale è che questi due droni hanno differenza di peso incredibile, perché il Mini 3, come sapete, 249 grammi, mentre il DJI Air 2S è un drone che va oltre i 500 grammi. Quindi questo confronto è per vedere se un drone 249 grammi è in grado di reggere il passo di un drone come Air 2S, un drone secondo me incredibile, probabilmente uno dei migliori droni riusciti da DJI per rapporto qualità-prezzo, perché tra le funzioni automatiche, le funzioni di Active Track, l'aggiramento degli ostacoli e una fotocamera incredibile, è davvero un drone che per rapporto qualità-prezzo è pazzesco. Però c'è anche da vedere appunto come il processore del Mini 3, un drone così piccolo, è in grado di gestire alla stessa maniera di quello del DJI 2S, che sicuramente ha un processore più performante, anche se però è più vecchio, quindi a livello tecnologico Air 2S dovrebbe essere più obsoleto, chiamiamolo così. Anche i sensori stessi, non so se montano gli stessi sensori o se il DJI Mini 3 Pro ha dei sensori più avanzati, lo scopriremo comunque in questo video. Per fare questo test ovviamente andrò con la mia e-bike e faremo un percorso ad anello. Partiremo da questa posizione, quindi inizieremo questo sentiero che fa tutto un percorso ad anello per arrivare di lì. La cosa ovviamente difficoltosa non è l'active track, ma la girare soprattutto nella prima parte là in fondo tutte le fronde basse degli alberi. Anzi, per la prima parte la stessa con cui ho fatto l'active track di 9 minuti con appunto il DJI Mini 3 Pro, però quello non era un percorso ad anello, perché a un certo punto ho continuato e sono ritornato facendo la stessa strada, mentre questo è un percorso ad anello. Poi ci sono piante come quelle che vedete, comunque bisogna passare sotto là quando si arriva con la bicicletta. E per fare questo percorso, appunto, come vi ho detto, lo farò con la mia e-bike, e per fare questo test confronto cercherò di mantenere una velocità che varia dai 15 ai 20 km orari. Ovviamente farò il possibile per fare la cosa più uguale per entrambi i droni, però potrei anche andare magari un po' più veloce in certi punti con uno, un po' meno veloce in certi punti con l'altro, cioè cercherò sempre di stare in questo range, dai 15 ai 20 km orari, per tutto il percorso. L'unica differenza che potrebbe esserci fra i due dal punto di vista meteo è il sole, perché come vedete adesso il sole è andato dietro alle nuvole, però poi ci sono tanti sprazzi azzurri e poi ci sono nuvole bianche, quindi uno dei due droni potrebbe essere più o meno avvantaggiato nel fatto di non avere magari il sole contro, perché il sole va dietro le nuvole, che come sapete comunque l'ActiveTrack, i sensori anticollisione, potrebbero soffrire del sole che gli arriva diretto, però d'altra parte le condizioni meteo non ho ancora il potere di gestirle, magari in futuro ce l'avrò, ma attualmente non ce l'ho, e quindi ci accontentiamo di quello che arriva dal punto di vista meteo. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e iniziamo questo test confronto di ActiveTrack 4.0 e APAS 4.0 tra DJI Mini 3 Pro e Air 2S. Ragazzi, andiamo! Well, I saw you setting the mood like a light in the smoking room, dancing to the blues like a disco groove, catching every eye. When I saw you looking at me with a smile like you wanted me, saying, boy, come on, will I break, be gone? I just had to try. You just move. On my feet, take me to the left, baby, take me to the left.
Well, it ain't fair, whatever you do. Just don't stop, you just move. Perfetto, il test è finito, è andato tutto bene, avevo un po' paura per entrambi i droni perché comunque qua c'è queste corde che vanno fino là in fondo, probabilmente nel video l'avete anche visto, sono le corde delle queste recinzioni per i cavalli che sono davvero pericolose, che quando si passa sotto a quelle fronde là il drone magari scende d'altezza e potrebbe andare a beccare spostandosi un po' sul lato. Invece è andato tutto bene, entrambi i droni sono qua, DJI Mini 3 Pro, l'affidabilissimo DJI Air 2S e direi tanta roba per entrambi. Vi aspetto qua sotto nei commenti per la vostra opinione. Io ho cercato di fare diciamo il percorso identico anche dal punto di vista delle traiettorie, anche se questa parte, l'ultima parte per arrivare qua, è trasconnesso, infatti mi si muoveva addirittura il supporto del controller che avevo al manubrio della bici, perché è davvero super sconnesso dal punto di vista dei sassi soprattutto, mentre la prima parte è molto più piacevole, cioè questa, perché è un sentiero di erba. Però è stato davvero emozionante, mi dà un gusto incredibile a me fare questi test e devo dire che entrambi i droni sono tanta roba. Cioè, Air 2S da questo punto di vista non mi ha mai deluso e il Mini 3 Pro
come avevamo già visto nella prova di Active Track di 9 minuti, è incredibile, perché parliamo di un drone di 249 grammi, cioè è quello che va valutato, che pesa 249 grammi, è pazzesco. Quindi, per la mia opinione, nessuno dei due droni mi ha deluso, nessuno dei due droni è stato meglio dell'altro. Ovviamente c'è da apprezzare di più il fatto che questo percorso l'abbia fatto lui in 249 grammi, che Air 2S con le sue caratteristiche di peso e prestazioni molto più, se vogliamo, performanti, anche se dal punto di vista tecnico è già un anno più vecchio rispetto al DJI Mini 3 Pro. E per quanto riguarda il meteo, come vi avevo detto all'inizio, quello che secondo me ne ha tratto più vantaggio è stato Air 2S, perché ha avuto il sole diciamo più tempo dietro a quelle nuvole che l'hanno oscurato. Probabilmente non cambiava niente, però un piccolo aiutino in più sicuramente l'ha avuto Air 2S rispetto al Mini 3 Pro, che mi sembra che sia stato sempre con la luce del sole. Adesso non vorrei sbagliare, perché comunque io dovevo pedalare, guardare dove andavo con la bicicletta e guardare il display per vedere comunque che il drone non si schiantasse contro i rami o cose del genere, e che mi tenesse sempre agganciato. Quindi spero di aver soddisfatto chi aveva dei dubbi su quale fosse meglio dal punto di vista dell'active track e dell'aggiramento degli ostacoli. Spero che adesso abbiate le idee più chiare. Direi che se la giocano praticamente alla pari. Questa è la mia opinione e questo è il test che ho fatto io. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho portato questo test confronto di Active Track 4.0 e APAS 4.0 fra DJI Mini 3 Pro e Air 2S vi è piaciuto, vi è stato utile, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler anche di questo test, erano arrivati spoiler su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.